E continuiamo a cercare il modo, il senso, ancora prima chiaramente, della pace dentro di noi. Lo ripeto, volutamente, abbiamo già detto qualcosa nel passato, ma volutamente non tratto e non voglio dire nulla della pace come assenza di guerre, della pace come ecco, valore universale che unisce i popoli, perché tutto questo nasce dal cuore di ciascuno di noi. Non possiamo avere una pace mondiale se non abbiamo una pace nel cuore. Ecco perché in questi sprazzi di estate, anche se l'estate entrerà ufficialmente fra due giorni, in questi sprazzi di estate voglio darvi queste provocazioni che ci vengono dal testo quando il maestro parla al cuore di padre Gaston Courtois. Abbi fiducia e sii nella pace per il presente. Ecco, un'altra pillola, direi, di spiritualità che ci invita, il maestro interiore ci invita a vivere la pace e la fiducia oggi, nell'ora presente, non domani, oggi. E sentiamo quello che scrive padre Gaston. Non senti che sono vicino a te, in te, con te, che ti guido e ti conduco, che nei momenti drammatici della tua vita, come in tante ore di calma, io non ti abbandono mai, sono sempre presente per intervenire nel tempo opportuno? Vedete, quando pensiamo che abbiamo attraversato, vissuto dei momenti difficili, troppo spesso, una volta passato il tempo critico, una volta che ci siamo ripresi, secondo me dimentichiamo un fatto essenziale, che pur sentendoci soli nel dolore, nell'abbandono, nella sofferenza, di fatti c'è stato sempre qualcuno che ci ha fatto sentire la sua vicinanza. Questo qualcuno per noi credenti è certamente Gesù, lo Spirito Santo. Ma questo Spirito Santo molte volte si manifesta attraverso quell'amico che semmai mi ha dato solo una pacca sulle spalle, oppure mi ha scritto un messaggio e mi ha incoraggiato, o mi ha fatto sorridere, o gli occhi della mamma, o il viso del papà. Non dobbiamo mai dimenticare che nel momento critico c'è sempre la mano di qualcuno che ci incoraggia e che ci accarezza. C'è sempre quella parola, mai superflua, ma breve ed incisiva, che mi fa svegliare dal torpore e mi fa riprendere il gusto della vita. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!